Ci troviamo al Museo Nazionale del Cinema di Torino, nella sezione dedicata alla storia della fotografia. Perché una collezione di fotografia in un museo del cinema? Forse non tutti sanno che il nostro è proprio un museo del cinema e della fotografia. E questo lo dobbiamo alla sua fondatrice, Maria Adriana Prolo, che considerava la fotografia proprio l'anello di congiunzione tra il pre-cinema e il cinema, motivo per cui ha incluso nella sua collezione un ricco patrimonio di immagini fotografiche. Una sezione importante di questa raccolta è quella sulla fotografia storica, che documenta soprattutto la produzione italiana, in particolare torinese, dal 1840 al 1940. Una parte di questa collezione è consultabile sul portale iMedia Cities, risultato di un progetto europeo di ricerca che ha reso accessibili in modo innovativo le collezioni di 9 cineteche europee sul tema della città nel corso del Novecento. Fotografie, riprese amatoriali, film e documentari sono fonti primarie, testimonianze dirette di un'epoca che documentano e raccontano la memoria collettiva, in questo caso lo sguardo sulle città attraverso il mezzo fotografico e filmico. Immaginate con un solo clic, selezionando una parola chiave o un dato periodo, di poter accedere a tutti i risultati provenienti dagli archivi di Torino e contemporaneamente di altre 8 città europee, consultabili su una mappa o su una linea del tempo. iMedia Cities rappresenta il risultato concreto di una delle missioni istituzionali degli archivi, che grazie a un imponente lavoro di preservazione e digitalizzazione delle collezioni, lavorano insieme per permettere ai ricercatori e al grande pubblico un accesso online facile e interattivo a migliaia di documenti altrimenti inaccessibili. La fototeca del museo ha pubblicato sul sito circa 500 fotografie che raccontano 100 anni di trasformazione della città, dalle esposizioni universali sulle sponde del Po ai primi teatri di posa cinematografici, dalle vedute di Secondo Pia alla Torino modernista di Italo Bertoglio, fino ai ritratti di strada di Vittorio Zumaglino. Anche nella collezione film il ruolo della città si afferma fin dalla nascita dell'istituzione. Per Maria Adriana Prolo, infatti, sono proprio i film muti italiani, e tra questi le produzioni torinesi, a costituire un punto di eccellenza della sua cineteca. Questi filmati rappresentano l'immagine riflessa del proprio tempo e mettono in scena tematiche sociali, economiche e storiche che caratterizzano la società dell'epoca. Sul portale iMedia Cities sono presenti 54 titoli in cui è ben riconoscibile il contesto urbano torinese. Ci sono sia riprese amatoriali, l'esposizione del 1898, i documentari con parate militari e manifestazioni, o filmati di famiglia che offrono uno spaccato inedito della Torino di inizio Novecento, sia film a soggetto, brevi comiche e lungometraggi degli anni 10, prodotti da celebri case di produzione che li esportavano in tutto il mondo. E non poteva mancare dentro al nostro museo un omaggio proprio all'intenso rapporto tra Torino e il cinema, che troviamo qui, al Caffè Torino, nell'Aula del Tempio, dove si possono ammirare tanti altri film in cui è protagonista la città.